sepolti vivi. Per sei lunghissimi anni hanno cercato inutilmente di uscire da quel ricovero. I medici polacchi hanno stabilito che uno di essi è morto per cause naturali. Gli altri due invece si sono ammazzati a vicenda. O probabilmente si sono suicidati. I loro cadaveri erano stati sepolti dai due superstiti sotto un mucchio di farina. La medesima farina della quale erano vissuti per sei anni. Copialo in bella e invialo subito a Parigi. Come al solito siamo riusciti a finirlo giusto in tempo. È la notizia più strabiliante che abbia mai sentito. Solleverà un polverone. Ti raggiungo subito. A dopo. Sentito che storia, Bettina? Fantastica, non trova? È terribile.